Buongiorno. Nella puntata precedente abbiamo fatto un primo confronto tra i costi del nucleare e quelli delle rinnovabili, partendo da un episodio storico appunto accertato, l'idea che verso il 2009-2011 il governo Berlusconi aveva di costruire quattro centrali nucleari. Vi ho fatto vedere i costi dell'unico impianto nucleare di ultima generazione, che è la cosiddetta 3+, in costruzione da 16 anni in Francia, all'interno di quella che è già una centrale nucleare. Quindi non avevano perso nemmeno un giorno nell'individuazione del sito, perché stanno costruendo questo nuovo impianto dentro a quella che è già un'area di centrale nucleare. E abbiamo visto appunto i costi, che tra l'altro sono ancora fortemente incogniti per la parte di smantellamento. Lo smantellamento di una centrale e la gestione per 200.000 anni dei rifiuti radioattivi ha un costo che in questo momento non è determinabile, perché non abbiamo nessuna esperienza già effettuata in merito. Quindi vi rimando eventualmente alla puntata precedente. Adesso vediamo qual è la situazione relativa alla tecnologia che presenta in questo momento, viceversa, il miglior rapporto costo-benefici in costante miglioramento. Quindi vi faccio vedere. Prima di passare la parola al professor Almaroli, quella che è stata la realtà di produzione rinnovabile in Italia nell'anno passato. Nell'anno passato abbiamo prodotto 56 terawattora, che guarda caso era proprio una cifra estremamente similare a quella che avrebbero dovuto produrre quelle quattro centrali nucleari che erano state ipotizzate appunto dal governo Berlusconi tra il 2009 e il 2011. Quindi le fonti rinnovabili di fatto in pochissimi anni hanno raggiunto questo risultato che con il nucleare avremmo impiegato molto molto più tempo e, ripeto, a costi estremamente maggiori. Adesso possiamo dare la parola al professor Almaroli, vediamo appunto i vantaggi invece della tecnologia fotovoltaica. Che quella bruttissima tabella nera è riuscita a fare tutto questo. Ci sono una serie di motivi. L'ho scritto in questo editoriale di sapere, quindi cerco di riassumere. La produzione e il riciclo del fotovoltaico sono standardizzati, i pannelli sono sostanzialmente tutti uguali, sono facili da produrre e facili da riciclare. In qualunque stabilimento praticamente vengono fatti allo stesso modo. È una tecnologia modulare. Se voi volete fare un impianto da 2 kW sul garage o da 2 gigawatt in mezzo al deserto, è sempre la stessa tabella. Semplicemente la riproducete al bisogno. Non c'è nessuna tecnologia che ha queste caratteristiche di modularità così spinta. Ha una bassissima criticità dei materiali impiegati. Non c'è cobalto, litio, queste cose, no? Del pannello in sé. E, dopo vedremo cosa c'è. Il costo è in calo costante e sta calando ancora. Ho visto gli ultimi prezzi, sono quasi imbarazzanti. E quindi è accessibile a milioni, a miliardi di tasche. Questo cambia tutto. Ecco, come ha già anticipato Armaroli, poi andremo nel dettaglio dello smaltimento dei pannelli, che è una preoccupazione legittima di molti, anche se in realtà noi produciamo migliaia di volte più rifiuti industriali. Pensiamo solo al packaging, cioè agli imballaggi di plastica, pensiamo solo alle plastiche in generale, ma anche banalmente tutti i rifiuti industriali. E tutti i rifiuti, per esempio le ceneri delle centrali a carbone, ma in generale comunque produciamo molto, molti più rifiuti da altri settori. Comunque poi vedremo che i pannelli sono estremamente
riciclabili. Però vi volevo fare un focus un attimo sui costi che sono in calo costante. Allora vi condivido questa diapositiva, un attimo solo che la recupero, che mi ero preso tutti i salva schermo. Eccola qui. Eccola qui, avanti, avanti che... Se la tecnologia supporta, carichiamo anche questo. Intanto la condividiamo. Allora, eccola qua. Allora, questa, come vedete, è l'immagine della discesa dei prezzi del fotovoltaico nell'ultimo decennio. Vi lascio immaginare se questa fosse una discesa dei prezzi della benzina, del gasolio. Ecco, inutile ricordare che questa è l'equivalente di benzina e gasolio per le auto elettriche. Quindi vi lascio immaginare se mai noi avessimo avuto questo andamento nei prezzi della benzina e del gasolio. Questo è assolutamente l'equivalente per le auto elettriche, vieppiù se uno ha l'impianto sul tetto e se la ricarica da sé. Ma in generale il fotovoltaico continua ad abbassare i prezzi. Questo vedete è fino al 2022, ma ho recuperato anche i prezzi dell'ultimo anno, qui da novembre 2022, a novembre 2023. Ecco, vedete, questo è l'andamento dei prezzi del fotovoltaico, degli impianti fotovoltaici, tra il novembre 2022, rappresentato dalla cifra 11, vedete nelle ascisse, all'inizio delle ascisse, l'11 sarebbe l'undicesimo mese 2022, e poi si prosegue fino ad arrivare a novembre 2023. Quindi effettivamente abbiamo a un calo costante dei prezzi di quella che è energia, che oltre che servire per riscaldarci, serve tranquillamente anche per farci spostare in automobile, ripeto, con le automobili elettriche. Andiamo avanti con gli vantaggi del fotovoltaico. Il trasporto è caricabile ovunque. E questa sua forma bidimensionale permette di caricarlo efficacemente su mega cargo, su un camion, nel baule di una macchina e anche sulla groppa di un cammello, a proposito della gomma del cammello. Io li ho visti in Africa. Quindi tu lo puoi portare ovunque. Guardate che questo è rivoluzionario. Ed è installabile ovunque, quindi, dalle megalopoli al villaggio. Ed è l'unica tecnologia che ti permette di fare questo. Ci avrò 2 minuti in più per il telecomando, eh. Le piattaforme di installazione sono già pronte per qualunque tecnologia, che sia eolico, che sia carbone, nucleare, quel che volete, la prima cosa è dove lo mettiamo? Ecco, col fotovoltaico il più delle volte non ti devi porre neanche il problema perché hai già tanti superfici pronte e tetti già installati. Non so perché va a momenti, va a ondate. Non richiede manodopera ultra specializzata, quindi la puoi installare anche nel villaggio africano, probabilmente qualcuno di voi li ha visti e magari li ha anche installati. Andrò a martellate. Non ha parte in movimento, e questa è neanche l'eolica è così, quindi non avendo parte in movimento una lunghissima durata e una bassa manutenzione. Ecco, prima di dire le ultime due caratteristiche, una precisazione importante sul fatto che abbiamo i tetti già a disposizione. Certamente tetti, tettoie dei parcheggi, molte altre situazioni già cementificate, le possiamo utilizzare per costruire impianti, che però sono per, diciamo, definizione piuttosto piccoli, che si tratti appunto di tetti sia di abitazioni che di capannoni o anche tettoie su parcheggi, arriviamo fino a certe dimensioni. Io ricordo sempre che il prezzo cala
man mano che io faccio un impianto grande, soprattutto se lo faccio a terra. E ricordo per l'ennesima volta che quando lo si fa a terra, sul terreno vero e proprio, non si cementifica mai e poi mai, perché sarebbe un costo inutile, elevato e addirittura controproducente, perché se io facessi il cemento andrei a creare l'effetto isola di calore e scaldare molto tutta l'elettronica e produrre molta meno energia. Quindi voi non troverete mai un impianto su un cementificato, a meno che non era già cementificato prima, ma sui terreni non si fa mai. Tanto è vero che adesso si sta sviluppando fortemente anche l'agrivoltaico, facendolo in altezza, sotto io posso continuare a coltivare e anche a far pascolare il bestiame, e su questo vi preannuncio che farò a breve uno speciale proprio sulla pastorizia legata all'agrivoltaico. Ultima cosa che vi volevo segnalare, il vero grande, enorme vantaggio del fotovoltaico, l'ho appena detto al Maroli, non ha parti in movimento, non ci sono pezzi meccanici che si possono usurare, come possono essere i pistoni di un'automobile, un cuscinetto a sfere, un giunto, qualsiasi cosa in cui ho della frizione meccanica e quindi una probabilità di guasti. Più meccanismo è meccanico, più ha delle probabilità che si guasti. Ecco, il fotovoltaico è interamente elettronico, quindi la sua affidabilità è estremamente, estremamente elevata. Copiabile con batterie, con altra tecnologia modulare, ed ha tutto sommato un'elevata accettabilità sociale. Bene, non esiste nessuna tecnologia che mette insieme tutte queste caratteristiche. Questo è l'insieme dei motivi per cui... Ecco, termino questa puntata. Nelle prossime andremo a sviscerare maggiormente gli aspetti legati a quali materiali sono utilizzati per fare il fotovoltaico e come si riciclano, in maniera tale da tranquillizzare tutti quelli che hanno questa sensibilità, ricordando che sarebbe bene averla per tantissimi altri rifiuti, a partire dai milioni di computer, smartphone, lavatrici, frigoriferi, televisori al plasma, non al plasma, con LCD, qualsiasi tecnologia, e soprattutto le immense quantità di rifiuti industriali che abbiamo, che sono estremamente più pericolosi. Vedremo che un pannello fotovoltaico è fatto al 75% di vetro e il resto del materiale è ugualmente facilmente riciclabile. Questo nelle prossime puntate, a cui vi do appuntamento, e vi ricordo che tutte le puntate le trovate già registrate nei miei vari social. Quindi alla prossima.